Raga, ma che è stato a fare qua per terra? Venite con me. Eh sì, raga, oggi c'è un po' di novità, un po' di news che volevo condividere con voi, perché circa 20 minuti fa ho ricevuto una chiamata. Non era nessuna divinità strana, insomma, niente di grave. Ma quel santo del concessionario mi ha chiamato finalmente. E sostanzialmente mi ha detto che oggi gli sarebbe arrivata la moto, quindi presto la potrò avere qua a casa. Io adesso non so se questo video uscirà prima, dopo, durante, insomma, non so quando uscirà, quindi eviterò di spoilerarvi troppo, ma volevo raccontarvi un pochino, un po' in generale, cosa è successo anche in questi giorni passati, insomma, perché c'è stato un piccolo intoppo, ma poi abbiamo risolto subito. Subito. Raga, fa caldo, non c'è qua la felpa, fa caldo. Quindi vi spiego un attimino. Qualche giorno fa mi ha chiamato il concessionario e mi ha detto: senti, abbiamo un problema. E già là stavo proprio con l'asciugamanino, faccio: no, che è successo? Praticamente la moto cardinato non ci arriva. E la proprio infarto. Quindi dopo aver sfoderato i miei doti, insomma, da di memoria e aver passato in rassegna il calendario in 2 secondi, lui ha avuto tempo di finire la frase e mi ha detto: senti, la moto cardinato non ti arriverà, però ne arriverà un'altra, stesso modello, stesso tutto, cambia la colorazione. Ma dimmelo prima, mi stai a fare infartare. Io l'avevo ordinata blu, arriverà di un altro colore, che non vi spoilerò, perché stronzo sono. Sardo soon. Quindi eravamo rimasti che non arriverà di quel colore, arriverà di un altro colore, che è comunque carina. Insomma, il fatto è che arrivando oggi, tempo che la targano, faccio l'assicurazione e tutto quanto, lunedì o martedì, anzi meglio martedì, perché lunedì mi ha detto che la targano, lunedì poi vado a fare l'assicurazione e martedì me la potrei portare a casa. E la cosa ancora più bella è che quindi martedì salto un giorno di scuola e mi salto pure la verifica di matematica. Cioè, raga, voi non potete capire. Cioè, una gioia dopo l'altra, subito, così, pam 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 pam, fuochi d'artificio. Cioè, raga, sono veramente euforico. Oltre alla citazione, è vero. Cioè, raga, non potete capire che contentezza. Vi ricordate il video che avevo fatto quando avevo fatto il contratto per la moto? Ormai sono passati dicembre, gennaio, quasi 3 mesi. Sono stati 3 mesi d'agonia, raga, 3 mesi che stavo là. Ma quando arrivo, la voglio! Questa data me la segno sul calendario. Oggi è il 9 febbraio. Quindi, raga, già da domani mattina passo in concessionario e vado a ritirare il casco, perché così ho tempo di setappare tutto quanto con la GoPro, microfono, cazzi e mazzi, che poi comunque vi farò vedere lo scempio che farò. Sarebbe divertente vedere che cosa riesco a combinare. Vabbè, non so che copertina farò a questo video, quindi andatemi a seguire su Instagram se non lo facete, porca puttana, che tagliano di... se non lo fa... come cazzo si dice? Se non mi seguite ancora, andatemi a seguire su Instagram, famo così che se no ci mettiamo 10 anni a capire come si dice una frase. Comunque già mi sto attrezzando per farvi il video presentazione della moto, sto cominciando a contattare un po' di gente che mi potrebbe dare una mano, perché sicuramente da solo non ci riesco. Sono contentissimo. Sì, lo so, cioè proprio sto video penso che la mia reputazione se ne sta andando un pochino, sembro una femminuccia, ma sono contentissimo. Ci tenevo a condividere questa cosa con voi perché comunque voi mi date il vostro supporto tramite i commenti e io apprezzo tantissimo, raga, me li leggo tutti quanti dal primo all'ultimo, pure se non so tantissimi, ma ancora posso farlo e penso che lo farò sempre. Raga, mi è venuta un'idea, possiamo dare il via ad una serie. Siccome questa è la mia prima moto, non ho avuto motorini, scooter, niente, da zero sono partito con questa perché mi sono innamorato. Sinceramente non mi piacciono troppo i motorini, cioè l'estetica soprattutto. Però vabbè, quello è un altro discorso. Possiamo fare una nuova serie. Imparo ad andare in moto. Perché ragazzi, sono convinto che de cappellate ne farò a non finire. Si fa contenuto. Anche quando le cose non vanno bene, si sfrutta l'occasione. Frega più. Cioè, io faccio questo e ancora non ho 1000 iscritti. Dai, iscrivetevi, sbrigatevi. Dobbiamo fare concorrenza a Edoardo Iannone. Mammina! Venghi! Raghi, come ogni video news che si rispetti, c'è qui la mamma. Ma giriamoci di qua, che se no la luce è inutile. Quindi, cosa ne pensi di questa novità? Quale novità? Ma come quale novità? Quella che gli ho appena spiegato! Quella per cui mi sono messa a ballare prima in cameretta. Raga, non lo faccio mai perché sono un ciocco, onestamente. Ma di che sono stato bravo? Sì, bravissimo. Vabbè, quindi? Quindi, come potete notare dalla mia faccia, contentissima. Lo so che penserete che sono una mamma pallosa, però... Mamma mia, pure lei è contenta. Poi perché ci andiamo a fare giri insieme, capito? La rimorchio, ci allunghiamo sull'asfalto, che è molto confortevole. Eh no, ma sa che lei non viene. No. Meglio per noi, ragazzi. Rimaniamo solo io e voi. E poi lei quando mi cazzi a casa, che vede video. Quindi, io vi saluto. E noi come sempre ci mettiamo al prossimo video. Ciao.